Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89. Prima di cominciare, date un'occhiata a queste immagini. Sicuramente molti di voi conoscono il gioco Fear e sanno che offre un multiplayer più che valido. Io mi ricordo anni fa, 2006-2007, cioè conoscevo un sacco di persone che ci giocavano, si divertivano, i clan, cioè era un multiplayer comunque sia solido e funzionante. Quindi, quando qualcuno di voi nei messaggi su Facebook mi ha scritto: Zeb, perché non dai un'occhiata a Fear Online? La prima cosa che mi è saltata in mente è Fear Online. Ma non stiamo parlando di un gioco già uscito anni fa, cioè cos'è? Mi sono messo a spulciare. Madonna ragazzi! Aria Games ha ricalibrato e sta riproponendo questo gioco, o perlomeno quello che sembra essere questo gioco, perché si chiama comunque Fear Online. Non mi rimane che vedere cosa hanno combinato. Bisogna essere crudeli per cagare un gioco simile. Allora, già dalle prime partite che ho fatto, perché ne ho fatte alcune per rendermi conto, giustamente, prima di fare un video si fa. Loro per qualche magia nera hanno ottenuto i permessi per fare questa interpretazione free to play di Fear Multiplayer. Prima o poi, durante questo video, potrei mettermi a piangere, perché veramente vedere Fear Multiplayer ridotto in questo modo fa scendere la lacrimuccia. Ragazzi, ho equipaggiato quest'arma qui perché mi sembra quella meno peggio, che mi è reperibile, che mi è consentito usare senza sganciare, ovviamente. Allora, puoi tenere l'arma principale, la pistolina, il coltellaccio. Mi sono preso un coltello così fiero. E la granata. Puoi tirare il calcino mentre salti, guarda, il calcio di riserva. Un assist. Gli assist mi stanno sui coglioni, guarda. Mori, 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 mori. Allora, cominciamo con i problemi. Ah, intanto. Che culo. No, difendimi, coglione. Dicevo, a quanto risulta non ci si può curare. Quindi io adesso, avendo 28 vita, sono fottuto. Perché con 28 vita chi cazzo vuoi ammazzare? Cioè, se te. Ecco. Ho avuto pure culo. Ho avuto pure culo che l'ho ucciso. Che abbiamo fatto lo scambio della bara. Prima o poi la bara si apre. Cioè, anche se eri bravino, no? Come sono stato io. Non sono bravo, ma bravino. Ho ucciso quattro persone. Al quinto, schianti. Al quarto, al quinto, quello che sia. Cioè, non c'è verso. Cioè, questo gioco puzza. Mentre prima, sul vecchio Fear Multiplayer, si poteva curare con i medikit, tenendoli pure nell'inventario, se non sbaglio. Qui non so se si può, ma quanto pare no. Ecco. Mi è uscito la testa. Che schifo. Ecco, da dietro. Da dietro. Ma diviso in due? Ma diviso in due con una mitragliatrice! Questo è il classico free to play per i bambini nutellosi con la carta dello zio Peppe. Cioè, loro hanno preso Fear, hanno ottenuto i diritti di vendita, i diritti commerciali, hanno preso il pacchetto e l'hanno elaborato a modo loro per far spendere i bimbetti grassoni così. No, perché siccome ho già l'account su Gran Fantasia, volevo farne uno anche qua, perché almeno sì, gioco anche a quello, perché è bello, si spara, i soldati, bello. Cosa? Fear Multiplayer? Che gioco era Fear Multiplayer? Boh, io nel 2006 avevo 2 anni, non lo so che gioco è, boh. Io vedo questo, è bello, mi piace, no? È bello, cioè, come che. Come dici che è brutto? Cosa? Ma come si un cazzo? Ragazzi, questa gente, ai tempi dell'originale Fear Multiplayer, c'aveva il pannolino, presenti il pannolino pieno di merda? Quello avevano intorno al culo. Cioè, certe cose non possono capirle. Il medikit che ti portavi dietro, che premevi Z. Cioè, che tu premevi Z, no? E ti si attivava da solo, poi ne raccoglievi un altro, no? Bilanciato. No, qui è sbilanciato! Madonna cara, sei tuffato in giù! È bello che ho cominciato prima io a sparare. Guarda, c'è la sindrome di Call of Duty pure qua. Ora tiro un calcio. Oddio! Cioè,
ucciderti. No, aspetta, l'ho ucciso, però con i colpi del mitra ci vuole un po' di tempo. Con un calcio singolo, morto, irrimediabile, irrecuperabile. Guarda, vedi, vedi perché. Vedi perché bisogna stare attenti al culo, a Deretano Fondelli. Madonna, cara, ti tiro un calcio di quelli proprio... Ti devi dare qualcuno, te. Ah, dai, vieni, vieni, vieni. Ecco, 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 t'aspetta. Sì, con la pistola. Con la pistola, ma sei normale. Cioè, quello veramente è furbo, eh. Col cazzo arrivi qui. Guarda come si è messo. Oddio. La merda laggiù. Destra di cazzo. Oh, ma arrivano anche da qui, eh. Ma arrivano anche da qui. Però almeno, vedi, posso rubargli l'arma. Questa cosa però non mi dispiace, perché metti caso c'è un nerd, no? Con l'arma premium, tutta bellina. Gliela rubi. Però non sarà ecco, vedi, non era solo 22 vita. Non posso curarmi. Guarda come arriva la scambia bale. Dai, parami il culo. Dai, Huxer, non fare la merda. No, bestia, la granata. Ma sì, da 20 metri mi ha ucciso la granata. Da 20 metri. Non ha senso. Madonna, non ti tanto. Però, cioè, ma io voglio dire una cosa, ma se a quest'ora, Dio caro, se questa l'era Fier, Madonna, cioè loro vogliono. Ecco. Cos'è stato? La granata da dove? Carducci nelle me. Incredibile, non ci posso credere. Non ci posso credere, sono rimasto con 17 vita, però ne ho uccisi due. E questa è la conferma. Al terzo, io ora, mi spieghi come cazzo faccio a uccidere un'altra persona? È impossibile, è letteralmente impossibile. Non è. Vedi il medikit, vedi qualcosa? No, perché non c'è. Non c'è. Madonna, bestia, non c'è. Bestia. 17 vita, vuoi un applauso? Vuoi un fottuto applauso? Vuoi un fottuto applauso? Dimmelo se lo vuoi un fottuto applauso. Perché se stai giocando in primo luogo a questa merda, vuol dire che Fear lo odi. Vuol dire che lo odi. Te preferisci sta merda, ammazzi uno e poi ti arriva il colpo da qualche imbecille là dietro che sta alle spalle di quello che ha appena ucciso. Così, sgangherato. Vaffanculo, vai. Sì, abbiamo perso per un solo punto. Dopo questa prima infarinatura, già molte persone che stanno guardando questo video diranno: mamma mia, che bruttezza, che disastro. Cioè, cazzo, nulla ha a che fare col vecchio. Cioè, perché si chiama Fear? Vedete, ragazzi, Fear non è tanto un nome, è un marchio. Cioè, se un prodotto si chiama Fear, è ovvio che la gente si fionda. Allo shop offre qualche vantaggio. Intanto, se paghi, sgancia, sborsa, investi, puoi respawnare istantaneamente anziché aspettare qualche secondo. Poi ci sono i personaggi che, vabbè, non credo che abbiano particolari vantaggi, eh. Comunque, non si sa mai. Il cerchietto azzurro sarebbero i crediti a pagamento, infatti ne ho ben zero. Mentre i crediti ottenibili giocando e basta, senza spillare, sganciare. Queste qua, la P, cos'è una P rossa? Ci sono tipo questi cicchini premium, questo fucile premium, questo fucile d'assalto. È tutta roba ottenibile soltanto pagando. Inoltre, ragazzi, ci sono questi potenziamenti che mi ricordano molto il gioco di Evil Within, no? Che altro dire? Sono le classiche cose che ti aspetti di vedere all'interno di un free to play. Però devo ammettere, niente di troppo grave. La cosa invece che è effettivamente troppo grave è che Fear Multiplayer sia stato storpiato in questo modo. Perché questo gioco non merita di chiamarsi Fear. Dovevano andare a fanculo a farci un gioco per i cazzi propri. Invece no, hanno fatto questa operazione di marketing fetenze. No, aspetta, seriamente. Cioè, knife fight, combattimento soltanto con i coltelli. Oddio, no. Sì, vabbè. Cioè, qua. Madonna, sembra di essere su Serious Sam, guarda. Lo senti, puzza, ma non un fetore ineguagliabile. Cioè, la maggior parte delle partite vedo che sono tutti su Deathmatch. Oh, Cristo. No? Volevi, eh? No, non è possibile, non è possibile. Cioè, come? Cioè, fammi un disegno. Cioè, fammi un cazzo di disegno. Come cazzo ha fatto? Che lezzi proprio.
Dezzini. Dezzini, eh? Dezzini. Via, via. Dezzini. Merdini proprio. Non muore, non muore. Meno male che stava l'altro là, se no. Sì, ancora vivo, mi raccomando. Ma cos'è, un cazzo di muro? Ah, sì, vabbè, da solo con 30 persone. Questo, ma vai a cacare. Non mi serve la tua voce di merda per farmi sentir fiero, eh. Madonna, e la madonna, e la madonna. Cos'è stato? No, ma se non è arrivata da nessuna parte. Mamma mia, mamma mia. Senti, sei una merda. Presente il senso metaforico, sei una merda. Ecco, quello letterale, sei una merda, reale proprio. Narrone. Là dietro il muro, madonna. Vedi, stai pienamente là nella frasca lì nella siepe di merda che ti spara. Che muori prima di lui perché hai meno vita di lui. E vaffanculo. Ciao a tutti, sono Tempo 89. Questo gioco è bello, ve lo consiglio a tutti, ci vediamo al prossimo video. No, no, se ci giochi sei farcito, sei una merda se apprezzi sta roba qua. Non cambiano neppure la mappa, mi ci siedo sopra col culo nudo. Va, proprio... Madonna! Ecco, 28 vite, dove vado ora? A San Piero vado. Vado a San Piero con 28 vite. Vedi, vado a San Piero con 28 vite. Ah, come mi ha ammazzato? Che strano. Devo aver sbagliato qualcosa. Non era per il fatto che ero ferito. No, no. No, no, ho sbagliato io qualcosa. Vai a cacare, capito qual è il concetto? Bell'assist, un bell'assist. Vedi che bell'assist che ho fatto. Che Piero, ho ucciso uno, ci ha ferito. Mi sento spittato. Volta l'angolo, merdoso. Tanto lo porti comunque prima o poi. E sta di cazzo. Si sono tre insieme. Neanche il mago Merlino se la può fare. 4-5. Scambia Vare. Ora sto qua, Madonna. Allora, inchiodato al muro. Guarda, fa un balletto. Un balletto. Un balletti. Dai, dai. Bravo. Mi sento soddisfatto. Nell'angolino come un sorcio. Vedi come si vince, guarda come 3 kill ho fatto, guarda come si vince, guarda, impara! Guarda, guarda che testina laggiù. Via, via! Levati dai coglioni! Bene, bene, bene! Vedi, vedi, bisogna sparare, scappare e camperare. Un altro! Un altro! Non ci posso credere! Solo grazie all'angolino! Zeb è uno youtuber di quelli che parla, no? Ma non capisce nulla, perché infatti nei giochi free to play, su Fiero Online, non è vero che si fanno più kill negli angolini, non è vero un cazzo. Zeb è un coglione, lasciatelo stare, che di giochi non ne capisce un cazzo, fidatevi. Ci sono tanti altri canali che se ne intendono, ma Zeb non è tra loro. Perché non è vero che camperando si fa più punti, no? Non è vero un cazzo. Guarda. Eh no, ci hai provato ma hai fallito. Hai fallito, mi dispiace. Che il coltellino, come ha detto quel coglione di Zeb prima, è inutile. Infatti Zeb è una merda, non è vero che il coltello è inutile, che arrivi lì, Dio caro, zappi, ci disegni un sorriso e non muore. Finalmente ce l'avete fatta.
Ragazzi, con un po' di impegno mi avete ucciso. Ah, ecco, già capito. C'è uno dei giocatori a caso, viene scelto e diventa Shock, che mi ha appena dato una manata nel viso. Guarda. E l'obiettivo è che... e tutti gli altri devono ammazzarlo, però è veloce, ti one shotta, ti raggiunge e ti incula. Impossibile. Qui ci vuole un bazooka. Sì, vabbè, cioè, dimmi se era possibile vincere. Dai, ma impossibile, dai. E dai, ma non è neanche... ma fossero tre colpi, uno, due, uno! Un solo colpo! Oddio, sono io il mostro! Madonna! Non muore? Ma perché non muore? È morto. Mori proprio. Mori! Ma non muori mica, cazzo è? Sì, certo. Cazzo è? Ah, ma no, ma come? È alleato? Cioè, il mostro può anche avere alleati, ecco perché non morivano alcuni. E vabbè, ma vallo a capire, cioè. Ricarica. E poi mano nel culo. Va, senti. Vai a cagare. Ok. Ah, ecco. Il classico cattura la zona, cattura la posizione, sarà una sorta di domination, ecco. Cazzo è sta roba. Oddio, il bazooka. Oddio. Spontrà dentro il robot? No, no, lo voglio io. Giù le mani. No, giù le mani. Vediamo un po'. Ma se nessuno guida è inutile che sto qua. Vieni qua. Mori! E non muore! Là, ho un razzo nei denti! Qua! Ecco l'uso! Ragazzi! Fa schifo, va bene. L'hanno reso un free to play per aumentare i propri introiti. Perché funziona, perché il gioco è etichettato come Fear. Fear vende e si vede, pieno di gente. Solita merda, ragazzi. Di giochi come questi ce ne sono tanti. Uno può essere tipo Combat Arms o Point Blank, più o meno, no? Adesso provvedo a disinfestare questa roba disinstallandola dal mio PC. Noi ci becchiamo come sempre al prossimo video.